Salve, ben ritrovati da Alessandro Ranieri in questa nuova edizione del TG News Marche.it. Iniziamo dai titoli. Maltempo, il sindaco di Fano scrive alla Regione Marche l'intervento urgente per la costa, in ballo l'incolumità dei cittadini. Francesco Merloni, aiuteremo le imprese a far rinascere la manifattura. Cinque manager brasiliani in visita nel Pesarese per studiare l'industria locale. Parte d'Ancona l'iniziativa tra questura e diocesi, dal pulpito delle chiese si spiega come ci si difende dalle truffe. Bene, come avete sentito sono stati diffusi i dati su questa ondata di maltempo che appunto ha colpito le Marche. Allora, il settore più colpito dal maltempo è stato quello centro-meridionale delle Marche con circa 239 mm di pioggia, seguito poi dall'area centro-settentrionale con 155 mm e un picco di 228 mm a Fonte Avellana in provincia di Pesaro Urbino. Temporali intensi anche lungo la costa del centro-sud, 110 mm d'acqua in poco più di 2 giorni e un picco di 207 mm a Rotella di Ascoli Piceno. Tutti i dati li potete trovare sul nostro sito newsmarche.it. Adesso però colleghiamoci con la redazione di Radio Conero, c'è Chiara Principi. Ben ritrovati dalla redazione di Radio Conero. Lunedì riapre la Galleria Risorgimento ad Ancona con chiusure notturne per permettere ad Ancona Ambiente di ultimare alcuni lavori. Nel frattempo cambia anche la viabilità. Via Canale sarà a senso unico. La rivoluzione arriva dalle proposte dei due assessori comunali, Forisi e Sidiari, per migliorare la viabilità congestionata in quella zona, soprattutto durante l'apertura delle scuole. Prima dell'andata in pace del parroco ad Ancona, i fedeli che partecipano alla messa domenicale riceveranno anche consigli pratici su come difendersi dalle truffe, soprattutto se sono anziani. L'iniziativa della questura insieme alla diocesi di Ancona Osimo, quindi dal pulpito i poliziotti daranno lezioni su come difendersi dalle truffe. Ed è tutto, per maggiori informazioni radioconero.it. A te. Grazie Chiara. Noi andiamo in provincia di Macerata per parlare di una rapina accaduta ai danni del distributore Eni di Porto Potenza Picena. Due banditi con passamontagna e a bordo di una Fiat Panda hanno sottratto il portafogli al benzinaio del distributore con dentro poco meno di 2.000 euro e poi sono fuggiti lungo la strada statale 16. Sono ancora in corso le ricerche dei malviventi con posti di controllo lungo tutta la costa. Adesso spostiamoci invece in provincia di Pesaro, ci colleghiamo con la redazione di Radio Città. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. La Guardia di Finanza di Pesaro ha smascherato il gestore di un bar tabacchi nella provincia che rendeva nulli gli scontrini fiscali emessi tramite un'apposita funzione del registratore di cassa. Lo stratagemma gli ha permesso di nascondere al fisco in poco tempo ben 200.000 euro. Si ipotizza che abbia utilizzato lo stesso sistema anche in altri locali. La provincia di Pesaro Urbino fa un balzo avanti nel riciclo dei rifiuti. Con un incremento del più 10% rispetto all'ultimo anno, piazza ben 12 comuni del territorio tra i premiati del riconoscimento comuni ricicloni di Legambiente. Al primo posto San Costanzo, che ricicla l'80% dei rifiuti, seguono Cartoceto e Sant'Ippolito. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Gabriele. Torniamo a Macerata. Camerino, la Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato in aperta campagna una discarica abusiva a cielo aperto costituita da materiale inerte proveniente da demolizione di edifici. I finanzieri sono subito intervenuti e l'uomo che appunto gestiva questa discarica di 57 anni di Belforte, titolare di una ditta che svolge lavori di ristrutturazione nell'Alto Maceratese, è stato denunciato per aver trasformato un'area con vincoli paesaggistici e di tutela ambientale con presenza di diverse sorgenti d'acqua in una discarica dove sono state rinvenute circa 12 tonnellate di rifiuti. Bene, adesso è il momento di passare al collegamento con la redazione di Radio Velluto a Senigallia, c'è Alberto Olivieri. Sì, grazie. Il comandante della Legione Carabinieri Marche, generale di Brigata Claudio Cogliano, ha visitato la Compagnia dei Carabinieri di Senigallia. L'alto ufficiale è stato ricevuto dal capitano Lorenzo Marinaccio, comandante della compagnia. La visita del generale Cogliano segue di qualche mese quella del generale di Corpo d'Armata Tullio Del Sette, comandante interregionale Carabinieri Podgora e vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.
Primo appuntamento con il ciclo di incontri Storia, Economia, Narrativa in omaggio a Sergio Anselmi nel 10° anniversario della sua morte. Organizzazione del Comune di Senigallia e del Museo della Mezzadria Sergio Anselmi. Sabato 16 novembre alle 10 all'Auditorium San Rocco, lezione Sergio Anselmi, 150 anni di economia italiana, convergenze e divergenze a cura del professor Gianni Toniolo. È tutto, vi restituisco la linea, vi ricordo il sito radiovelluto.it. Molto bene, adesso è il momento di scoprire insieme le previsioni di venerdì 15 novembre. Allora, dal sito della Protezione Civile vediamo le previsioni: cielo nuvoloso, molto nuvoloso nella seconda parte della giornata, precipitazioni nella prima parte della giornata, deboli e sparse nei settori centro-settentrionali della regione, dalle ore centrali della giornata diffuse anche a carattere di rovescio, di temporale maggiormente insistenti sulla fascia costiera e primo collinare, sulle zone interne e settentrionali con moderata intensità. Le temperature saranno in lieve aumento, i venti sud-occidentali di brezza tesa nelle zone interne, sud-orientali moderati con raffiche fino a vento forte lungo la fascia costiera, rotazione del vento da est a nord-est nel pomeriggio. Infine il mare sarà molto mosso. Torniamo in studio per i saluti, grazie per aver seguito questa edizione del TG News Marche.it. Tutti gli aggiornamenti li trovate chiaramente all'interno del nostro sito e noi ci ritroviamo qui per la prossima edizione. Buona giornata. Thank you.